Cipolla, sesseno, polpettone. Allora, e adesso è da farlo partire. Una volta aperto qui, te non cliccare altro se non nella virtual machine il gioco. Ah. Vabbè, se vuoi fare il figo e non usare neanche il mouse, ho messo addirittura al 3 per lanciare incantesimi, se no è questo qui. Di base il gioco lo potresti fare anche senza toccare mai il mouse, vabbè, di base, ma... Quelle sono le cuffie. Lisa, prendilo in entrambe le mani. Sono queste. Va così, ah, vanno, no, così, no, vanno, no, così. Sono, non vedevo le regali. Sì. Vabbè, le compro un paio di cuffie, non costa tanto. Non le voglio ricomprare tutte le volte. Sono messe male. Queste cuffie sono messe male, eh? Sì, lo so che sono messe male. Ora, appena deciderà di partire tutto... No, ma comunque è gestibile. Io l'ho trovato gestibile. Ora, appena carica ogni cosa, si può fare. Poi parte. Ti giuro che poi parte. Capito, la machine. E-Games! 2001. Ma nello stesso anno uscivi i due. Quanto pare. A pietra filosofale! A posto, la sensibilità del mouse più o meno è questa, però ci siamo, bene, ragazzi, allora, non so quanto Ben in fase di editing avrà tagliato, però, niente, siamo su Harry Potter e la pietra filosofale per la terza run del canale, che non sapevo se sarebbe accaduto oppure no, però, ragazzi, gioca Forà e lui, non farmi lo slot 1, prendi un altro. Non so un cazzo. Non había nada en el cielo estrellado esa noche. Che hiciera sospechar las cosas extrañas. Forà non l'ha mai visto il gioco in spagnolo. E ha scelto di giocarlo spagnolo perché tutto sommato questa run è per rompere il gioco e basta. Attaccati che i dialoghi non sono skippabili e che la intro un po' inquieta. È già al massimo, mi sembra. Sì? Mi sembra già al massimo. Allora. E niente ragazzi, ovviamente come nell'altra in spagnolo il ratton con me che ci farà compagnia. Non so se lo terrò in un punto visibile. Non so nemmeno se qui su questa poltrona sarà vedibile, però vabbè. Tu? Bello, bella pippa. Il che? Harry Potter! È il legno che vivio! È il legno che vivio! Madre di Dio! No, allora, guarda, io ho visto i primi due film in spagnolo, e non ironicamente interessante Harry Potter in spagnolo. Aspetta! Hasta el día en que el destino le hizo llegar una carta invitándolo a asistir al colegio. No, ma intanto in spagnolo c'è delle perle. Intanto c'è delle perle. Ti aspetta di sentire Hagrid in spagnolo, ti risolverà la voglia di vivere. Che palo, quanto dura? Dura un po' meno. Lo so, è un po' una rottura di palle, però ce la potrai fare, ce la potrai fare. Sarà divertente che tu certe volte sicuramente morirai a cazzo e probabilmente alcune volte dovrai risentire i dialoghi. Perché non sono skippabili. Nel secondo gioco hanno già migliorato un sacco di roba. Después, Harry tomò l'espresso di Hogwarts. L'espresso di Hogwarts! Dejando il mondo Muggle. Hogwarts. Dumbledore se levanta. Dumbledore! Dumbledore se levanta. Il del terzo piso sta fuori dei limiti. No, era come la versione spagnola, hanno lasciato tutti i nomi originali. Sì, ma solo in Italia. Ma anche nei film. Sì, sì. Ma anche di prima, non sono tutti. Io quando ho scoperto che il nome originale di Mrs. Pure è effettivamente signora Norris anche in inglese. Sì, sì. Io pensavo fosse dallo spagnolo, invece no. Slytherin. Slytherin. El sombrero seleccionador. El sombrero seleccionador. Al oído el sombrero. El sombrero. Podría ser genial. Todo está aquí en tu cabeza. Slytherin ti aiuterà al campo. Ora, finito questo dialogo del cappello, dovrebbe buttarti nell'azione, mi sembra. No. Bueno, pues no, finito il discorso lì, non dovrebbe esserci altro, tu dovrebbe buttare nell'azione. Ma sono belline però i disegni. Sì, non sono brutti. Gryffindor! Ora dovrebbe partire. Ovvio. Okay. Ovvio. Allora, dovrai capire un attimo i comandi perché non sono gli stessi. Vestibolo di Hogwarts! Dovrai capire un attimo i comandi perché non sono... Va bene, con calma, dai, con calma. Ora, a me non ci ha messo così tanto a caricare, ma... Fiero. Lo sciame di figlio. Fiero, si sembra scarafaggi, di buono. Sì, l'ho pensato anch'io, lo sciame imbestialito. Ok.
Tanto è inutile, non li puoi saltare. È uguale però, eh. I dialoghi non puoi saltare. Harry è l'unico che ha delle pupille, però. Harry è l'unico che ha delle pupille. Nessun altro ce le ha. Vostro direttore. No, ma Silente di voce ci sta. Sono pochissimi e trovo veramente strani. Però ricorda che non tutti i segreti meritano la pena. Per esempio... Voglio vedere quante cose intuirai dallo spagnolo. Ma è che non ci leggo, forse stavo più... lo so, un po' piccolo. Avessi letto avrei capito più, però... ...cioccolati si avevano convertito in un montone di asquerosi cangrejos de fuego. Ora sube le scale e a classe. Non llegues tardi. Cioè, aveva detto sale le scale e vai alla classe e tardi. Sì, sì, sì. Una roba del genere. Allora, ti dirò. Oh, incredibile. Allora, ti dirò una cosa. Se te fai con destra e sinistra è un po' meglio. Almeno per me è meglio. È vero, è molto meglio. Sì, perché qui c'è un po' di... mal di stella. Per quel che mi riguarda questo gioco, se non fosse per il fai salti strani. Sì, sì. Aspetta, e fallo muovendoti. Come muove le braccia è incredibile. Poi a volte fanno a caso mentre salta. No, allora. Oddio, fa male il campo così. No, allora, cosa voglio dire? Sì. Hey Harry, ti acuerdas de mí? Ron Weasley. Mis hermanos Fred y George. Si fa morire come parla, vero? No, ti giuro, allora, Ron in spagnolo dovrebbe avere 12 anni, sembra che ne abbia 6. No, allora, cos'è che volevo dire? Volevo dire qualcosa. Sì, è un po' macchinoso rispetto ai secondi. Sì, infatti, non è molto... È un po' strano da fare, ma... Ah già, è sovrisolato. Sì, oh, no, stai calmo. Quel che dicevo io... Aspetta un secondo. Quel che dicevo io è che secondo me, eccetto il dover imparare gli incantesimi, questo gioco è finibilissimo senza mouse. Allora, due. Hola, Harry. Podemos enseñarte a defenderte por Hogwarts. Ti prego, sentili dalla voce. Loro invece che 16 anni ce ne hanno 26. Ti prego, senti la discrepanza fra Ron e Fred e George. Poi capirai perché Fred e George per me sono diventati gli spacciatori. Non so perché. Dio, bippavo. Non so perché succede questo a caso. Nella mia partita non è successo tantissimo. Nella mia partita non stava. Nella mia partita non accadeva tutto questo. Cazzi, arrampicarsi sulle sporgenze è broken rispetto al secondo gioco. È un po' più rompipalle. Poi capirai da solo qual è il problema. Comunque no, per spostare la visuale, secondo me destra e sinistra è un pochino meglio. Sì, sì. Raffa una cosa buona. Preparati già per gli incantesimi. E cerca di capire bene come funziona. Sono Frankenstein. Ora non so perché a te ti vada così laggoso. Almeno l'ha fatto quando l'ho giocato per conto mio. Non so perché lagga un po', questo. Lagga. Forse devo svuotare la memoria del PC normale. Ora vamos a saltar. Corra hacia el borde y pulsa el botón saltar para cruzar de un salto. Mi chiedo quanto tu possa capire quello che le stanno dicendo. Búscanos en la siguiente sala. Tomaremos el atajo y te veremos allí. Vai, vabbè. Para saltare. Allora, le gelatine prendile perché ti servono per Fred e George, perché sono i spacciatori pazzi. Come sei riuscito a cadere di sotto? Es Pips el Poltergeist, siempre está armando lío. El Poltergeist. Están los de primer año, así que ten cuidado. Ma come ha fatto a cascare? Non lo so neanche io. Io non, non sono mai caduto da qui. Non so come hai fatto. Ah sì, preparati perché Pizza sarà un po' buggato. Ti accorgerai dopo di che cosa sto parlando. Ti sto dando ogni sneak peek possibile. Ragazzi, io sono curiosissimo di vedere come Forà cercherà di rompere questo gioco. Ah, una cosa bella! Non c'è il danno da caduta. Il danno da caduta non esiste in questo gioco. Mica me lagga. Ma non so perché a te lagga così tanto. A me scorreva benissimo. Non so perché ti... Vabbè, funziona comunque meglio che sul computer normale. Sto sentendo parlare Pix. Anch'io. Ma non so perché ti vada così strano a te. No, non ci arrivo mai là. Dai. Facciamo le cose. No, purtroppo deve ancora farlo come ah!
Le estás pillando al tranquillo. Hogwarts encontrarás todo tipo de regalos mágicos. Lo so, te vuoi schippare tutti gli altri, però a seconda la rana de chocolate te dan energía. Il primo gioco non era così. La rana che dà energia, sì. Che cosa? La rana che dà energia. Ah, sì. Ah, perché tu non sai ancora come si chiama le gelatine. Ven a vernos y te indicaremos el camino para ir a clase. Sí, el camino para andar en clase, dai, sí, dai. No. Ragazzi, prepariamoci, ora vedremo Forà chiedersi che cazzo deve fare per 20 minuti. Te l'ho detto che arrampicarsi sulle sporgenze è buggato, te l'ho detto. Non è pensato bene come nel secondo gioco. Tata. Ah. Habla con Fred. È quel che tiene il cromo di. Si può ancora fare. Si può ancora fare, perfetto. La cracrana. Ah, ma non ho ancora. No. Sai, incantesimi li devi ancora imparare, fra. Come fai a mirare? Cosa? Cioè, ma senza mirare verso l'alto? Mentre così. Spari l'incantesimo muovi gli altri. Ah, ho capito. Vabbè, non so se è più comodo, non lo so. Ah, aspetta. Che sia più comodo o meno, attaccati, è così che andrà fatto. No, col mouse dice. No, col mouse è un po' più difficile. No, col mouse è molto difficile. Col mouse è difficile, credimi. Cioè, quando cercherai di usare Wingardium Leviosa con il mouse, ti renderai conto che è la morte. Quando cercherai di fare Wingardium Leviosa col mouse, ti renderai conto che è la morte. Ah, non ci va? No, mi spiace. Non è pensato così bene. Aspetta. Vuoi vedere se. No. Volevo vedere se si buggava, si girava, tipo esorcista. Cioè. Te l'ho detto, purtroppo non è pensato bene come il secondo gioco, purtroppo. Che cazzo devo fare? Se te ascoltavi i dialoghi. Parlando spagnolo, fra, è che. Cioè, ora va bene tutto, porca puttana. Dovevi stare attento. Ragazzi, io non glielo dico che cosa deve fare. Non glielo dico. Voglio che ci arrivi a. Mi raccomando, Andrea, fra mezz'ora arrivano le pizze. Aspetta. Habla con Fred. È il che tiene il cromo de magos. Gracias, Harry. No, bravissimo. Necesitamos las grajeas para unos experimentos. Vai. Toma, este cromo es para ti. Te lo has dado. Vai. Alla grande. Con grazie, Andrea, visto qualche stupida dalle mie rande, però. Sì, vabbè, visto anche bug incredibile. E lo lascio lì, non mi frega un cazzo. Che prepotenza! A parte, vabbè, prendere le figurine ti serve solo per completezza. Infatti, non è che ti aumenta la vita o cose. Aiuto. Laghino. Non è che ti aumenta. Ah, Malfoy! Senti, Malfoy. Laghino. Vaya. Però si è il famoso Harry Potter. Harry Potter. Dalla Malfoy finisce. Estos son mis compañeros de Slytherin. Mis compañeros. I miei Gringos. El gringo. El gringo a la Gringot. El gringo a la Gringot. Vamos, chicos. È bellissimo. Aspetta, fermo. Vai a sinistra, non andare da Hermione. Cazzo, mi sa che ti sei perso della roba fantastica. Sì, non posso tornare dietro. Mi sa di no, aspetta. Ok, no, fermo, non entrare. Vai da Gazza e parla con lui più volte. Ti prego, ti schianterai dalle risate. Fa un verso incredibile. C'è la musica che copre il dialogo. La basso. Premiesco, aspetta. Occiones. Aspetta, dove sta? Volume musica, un po' in documento. Tanto. Non è cambiato un cazzo. Parla di nuovo a lui. Sono immersi. E ancora. Ancora ce ne fa uno ancora meglio. Ti prego. Te l'ho detto, cazzo, fa morire. Cazzo, fa morire, te l'ho detto. La convulsione, va.
ok, no, pensavo mi avessero bussato, invece era la gatta e batteva la porta. Allora, qua ti serve il mouse per forza. Vediamo un attimo come ti funziona, perché gli incantesimi qua sono strabali. Se a te riesce, cazzo. Se a te riesce, perfetto, non vieni più pesato. Seguire la forma. Ah, devi tenere premuto il bottone del ratto sinistro dentro la forma e fare tutto il giro. Vabbè. Rilasciando quando è finito. Vabbè. Ogni volta che sbatti sono tutti in meno, però vabbè, è rotto. Vabbè. Su tutta la macchina è rotto. Vediamo un po' il bottone del ratto. Ah, e c'hai il tempo, ovviamente. Merda. Non va bene di sicuro. No, no, non importa. Devi vedere la percentuale. Il primo tentativo mi andava sempre male, a prescindere, anche sul normale. È dal secondo che dovrebbe cambiare qualcosa, vediamo. Esa no es la forma, che forma era questa, Potter? Ora. Perché il primo va sempre male? No, il primo generalmente mi è sempre andato male. Ora. Non lasciare il tasto, perché se lo lasci finisce automaticamente. Fammi vedere. C'è il tempo, l'ho detto. Ah, porcone. No, ok, ho capito come funziona, bene. Da questo momento è culo, buona fortuna. Il gioco non ti vuole dare il punteggio, da questo momento è culo. Da questo momento devi sperare che una certa al gioco gli vada bene. Preparati a soffrire ciò che ho sofferto io. La chiave, quando non ti riesce, è farlo veloce. Posto. No, devi essere più veloce. Devi farlo meglio e essere più veloce. È broken, te l'ho detto. Almeno su Virtual Machine è rotto. Poter! Poter! Sigue intentandolo. È il bottone del ratone, è il bottone del ratone. Praticamente il punteggio ovunque, è 22 ci sei arrivato. Allora, è che il filipendo ancora va bene. Ora faccio così proprio. Io una certa di Wingardium Leviosa mi sono sfavato, ho disegnato un cazzo. A posto. 8%. No, io ti dico, una certa mi sono sfavato, ho disegnato un cazzo con Wingardium Leviosa. Oh, che coglione. E non è... Oddio, il lag! Ok. Dov'è il mouse? Buona fortuna, è try and error. Oddio! 26, ok. Puoi ancora farcela. C'è speranze. Però quando, tanto ormai devi farlo bene almeno una volta. L'importante è farlo bene almeno una volta. I punti non sono importanti. Tanto alla fine del gioco sei raccomandato e silente ti fa vincere. Come sempre. Certo. Non è importante il punteggio. Ok, no. Sì. No, devi farlo veloce, ma un minimo bene lo devi fare. Va bene. Veloce, ma un minimo bene. Lasciate i dialoghi di Vizius, li ho imparati a memoria. Non è Raptor. Questo è Raptor, ma Vizius dopo è stato peggio. Vizius dopo è stato peggio. No, porco. Porco. E sai, non è come il secondo gioco. Rimani qui finché non lo fai bene almeno una volta. Che coglione. E ti avverto, io Wingardium Leviosa, ma certo, l'ho fatto perfetto, ma il gioco ha scelto di darmi 7%. È rotto. Benvenuto al vero divertimento. No, come 27? È come il mio 7% su Wingardium Leviosa. Potter! Porco! Proprio quel bottone del ratone, il bottone del ratone. Devi essere, te lo dico io Andre, devi essere più veloce. Più veloce? Più veloce. Non so come, ma farlo veloce è la chiave. Farlo veloce e bene è la chiave. Hai capito? Lo so, è un cancro, però è così. Ah! Ho sbordato. Cioè non so perché andare più veloce ti fa aumentare la percentuale, anche se non c'entra nulla al tempo. Ma se vado preciso no? No. No, in qualche modo è la velocità con cui lo fai. Non è un dis... Non è neanche un dis... No, è porco di... Sei in fase di editing. Oh, 25!
aspetta, ora faccio una cosa marcia, faccio... Ora, ci ho provato! Non sempre funziona. Ora fai faccio... Fai ma non lo so se funziona. Faglio fare una prova, aspetta. Voglio fare una prova, aspetta. Il più possibile, provati. Se ce la fai. Non lasciare il mouse... Devi lasciare scadere il tempo. No, devi farlo un minimo bene. Oh, 10% però. Un minimo bene va fatto. Allora riprovo meglio. Che forma era essa, Potter? Che forma era essa? Ok, moccolone subito, prima non pensavo odio. Sì, che vedi in fase di editing prontamente avrà censurato. Aspetta. Non lasciare il mouse, lascia scadere il tempo. Ma te l'ho detto, è rotto. Quando la pioggia. No. Devi farlo un minimo bene e veloce soprattutto. Te l'ho detto, veloce. Cercando di restare dentro, ma veloce. Sì, ce l'hai fatta! Complimenti! Adesso lo puoi anche sbagliare, non importa cosa farai dopo, è fatta. L'importante è farlo bene almeno una volta. Perché devo fare? Ora te lo fa rifare, ma se sbagli dovrei mandarti via subito. Hai rotto il cazzo. Ora dovrebbe dirti che hai fatto, giusto? Che forma era, Potter? Ok. Sei arrivato alla sfida flipendo. Bravo. Grazie. Ce l'hai fatta. È splendido. Oh, è splendido. È splendido. Io. I moccoli, cioè. Al primo episodio. Moccolo al primo episodio, sotto la mezz'ora. Il flipendo delle bestemmie. Sì. Perché te ancora non sei arrivato al Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa Vietnam Flash. Desalio. Disagio, batton del raton. E batton del raton. Tocca cosa. Prova con ese barril. Barril. Il barril. Ah già. Barril. Il batton del raton. Qui nelle scanalature lì, se ti metti nel punto giusto e giri bene la videocamera, riesci a vedere lo skybox del livello. Riesci a vedere come è fatto il livello attraverso i muri. Che bello, ti sei avvantaggiato, puoi lanciare incantesimi subito al mascine senza far laggare il mondo, perfetto. Aspetta. Ah, tenamente, avrai una sola saetta di vita per tutto il gioco. Lo so. Tanto vabbè, fatti il secondo, una saetta di vita. È vero, effettivamente è possibile finire il secondo gioco con tutta una saetta. E invece no, ci hanno pensato, Deb. Hanno pensato che qualche coglione come te avrebbe fatto così. Lanza tuo hechizo flipendo all'interruptor della parete per aprirla. Ora sta morendo perché lui vuole andare flipendo d'impulso. Flipendo sul defecto in todo tipo de cosas, come este caldero. 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 Ho saltato roba io, mi sa, facendo... No, no, tranquillo, non hai saltato nulla. Flipendo! Tanto non lo prendi perché continui a muoverti. Devi stare fermo per un tot per fargli lanciare bene. Non è come nel secondo. No, non è come nel secondo. Ah, a differenza del secondo non puoi lanciare incantesimi mentre sei in aria. Nel secondo puoi. Non puoi. È meno rompibile, mi sa, allora sta roba. Ma insomma, è un po' di robetta secondo me. Salta più in alto, secondo me. Sì, salta un po' più in alto. Di poco, ma va un po' più in alto. Non credo che sia possibile fare ciò che stai pensando. Non credo sia possibile. No, non è possibile. Aspetta, un altro tentativo di merda lo faccio. No, non è possibile, palesemente. No, è troppo in alto. È troppo in alto. Però sarebbe bello. Sai, è bello se non ti apri il passaggio lì perché Jode pensa che tu non sia più lì. Ma qui non va? Dio buono, ma qui non sale? È un bel mistero questo. Cioè, forse devo fare il giro, però ok. Aspetta un attimo, vediamo se riesco a rompilo. Ci ho provato. Ti dico che io ci ho provato.
Non sono un millisecondo, non ci puoi montare sopra. Lo so, grande illusione. Grande illusione, sto constatando che è meno rompibile, eh. Per ora. Se non è più avanti, qualche cosetta si può fare. Però è bellissimo. Faccio la magia! Guarda, è uscito off camera! No, io non sapevo che potesse uscire off camera a forza di fare così. Oddio. Bella, continua a farlo. Oddio. Non fermarti! Non ti fermare! Io non l'avevo fatta sta roba! Non l'avevo fatta! La spela nel muso, sì. Aspetta. È meno rompibile, però non ha più gioie. È meno rompibile, ma non ha più gioie. Aspetta, perché... Qui non c'è la rincorsa, mi sa. No. Ma la rincorsa non ce l'ha neanche nel secondo, la rincorsa è puramente psicologica. No, non si attacca, via. La rincorsa è una cosa completamente mentale, in realtà non c'è. Fa morire, non fa la magia. Così. Con tutte e due le braccia, sì. Vabbè, andiamo avanti, dai. Qui non si sa, secondo me c'è un giro pazzo da fare. Sì. Io non ti dico niente. Vabbè, non me ne frega un cazzo. Ti dico solo che almeno un libro di salvataggio devi trovarlo, perché se arriva alle 8 e non sei salvato... Lo sai che arriverai a fine di questo gioco, vero? Sì. Se metti spaverai prima, non lo finirai mai. Ah, fanculo. La delusione di Cora. Ripendo! Ah, era questo. Mamma mia, è deluso. Ripendo! Muy bien. Bastava. Ahora vete y recoge las estrellas del desafío. Luego me reuniré contigo. Dai, che cosa ha detto? Però con te. Contigo. Con te. Non lo so. E sai, gli puoi sempre andare addosso per sentire altri dialoghi. Ora puedes cruzar el. Potter! Non so che sbagliare anche strada, no. No. Questo? Ah, questa è chiusa. Lo era già da prima, io. Lo so. Comunque non pensavo bene di non mettere la roba se potessi saltarci sopra. Dici? Sì, per ora sì. Oh, eccoci! Nick, quasi senza test. Hola, Potter! Hola, Potter! Decapitato! Il fantasma decapitato! Della casa Gryffindor. È bellissimo. Gryffindor! Questo è un libro per guardare partita! Bravo, già giocato il seguito, lo so come funziona! Automaticamente! La partita si sta morendo dentro questo uomo. Non voglio la trama, voglio solo andare avanti. Sì, ma questo non si salva. Adios. Adios, bravo. Ti dice addirittura che puoi ricaricare dal menu, cioè. Ah, puoi usare il flipper tutti quelli. Ah, ma una volta sola. Una volta sola. Per spaccarli, fare il vandalo e ottenere le gelatine. Flipendo. Vabbè, dai, andiamo avanti. Forse è un po' peggio il primo, Cioè, è che il primo c'ha un po' di cosette che secondo me potevano essere gestite meglio. Rimango della mia idea che per ora il secondo gioco resta il migliore. Ah sì, le gelatine quando ti metti davanti e le prendi tutte in gruppo fanno un casino assurdo, sì. Fanno un casino enorme. Devo picciare. Su e su e giù e giù. Non sono invertiti. Lanza tu hechizo flipendo sobre este blocco. Lo sai che può usare il flipendo per spostare questa casa, vero? Flipendo! Vederlo aggrapparsi a cazzo è sempre bello. Allora, te lo dico, non c'è bisogno di spostare quella cassa. L'ho capito. Di spostare quella non ce n'è bisogno. La prima sì, questa no. Mica salvi in 3 secondi, eh? Sì. Perché i dev avevano pensato giustamente potesse essere rotto.
Sullo spigolo è riuscito a salire sullo spigolo. Sì. Ok, aspetta. Cioè, ragazzi, io ho cercato un minimo di vedere quanto fosse rompibile, ma nei limiti. Però forà è forà, ragazzi. Oddio, sì. Ragazzi, forà è forà. Anch'io ho cercato di vedere quanto fosse rompibile il gioco, però no, mi sono contenuto. Non dà gioia, però. Rimani sullo spigolo. Aspetta, andiamo anche di là. Sì. Sì, sì, sì. Sì, però... Bob Potter, cosa state facendo? Ovviamente, però... Questo non è il modo corretto di risolvere la disaffia. Aspetta. Stai cercando di salire di su. No, ma caschi, mi sa. Ah, no. Madonna. Beh, era un pochino più basso e ci passavo, vabbè. Comunque vedo che sta grasso. Aspetta un attimo, può essere utile questo. Aspetta. No, no, un po' troppo, vabbè. Questo è inutile, lo sappiamo. Sì. Sì, è inutile, lo so. È un coso inutile. Quindi potevo fare il giro prima, vabbè. No, in realtà no. Vabbè, ho salvato ora. Palesemente. Disafia Filippendo. Non avevo capito che c'eri poco, per niente. Proprio per niente, proprio... Perfetto, perfetto. Anche qui... Può darci delle gioie, secondo me. Aspetta. Intanto sei lì. Intanto lei sei sul muricciolo. Posto. Filippendo! Lei là? Perfetto. Come dici, scusa? Come dicevi prima in questo gioco? No, non cosa sa questo gioco? Il salto buggato. L'ho già capito, al salto buggato. Abbiamo capito che la vera gioia del gioco non saranno gli incantesimi, non sarà rompere i boss, sarà saltare. Ora qui non si può fare niente, purtroppo, perché... Ah, mi sa anche se sei troppo vicino a certa roba non te lo fa prendere l'incantesimo. Il simbolo che è più grande di te. Aspetta, bene. Allora, di qua si va avanti. Di qua si muore? Sì. Sì. Di là crepi male. Però ho saltato una parte, malissimo, cioè. Sì. Lo fa muovere sicuro. Sì. Palese. Dun dun dun. No, aggrappa. Bene, hai appena scoperto che su alcune superfici non riconoscibili Harry non si attacca. Perfetto. No, da qua. Benvenuto. Che palle. Ricorda, Andre, non puoi mai sapere su quale superficie Harry si aggrapperà e quale no. Ah, beh, dai. Non avuto, potrai mai avuto, sapere. Ho avuto impazienza, dai. Andiamo avanti. Non mi raccomando, devi riprendere quella stella. Andiamo avanti veloce. Mi raccomando, quella stella va ripresa. Aspetta. Quella stella va ripresa. Tanto ne è già saltata una, però va bene. Ah, sì? Sì. Ne è già saltata una. E mi sa che non puoi andare a riprendere. Dov'era? Dietro? Era prima. Era prima. Dovevo fare andare Filippendo, ma ce n'era un terzo. Ah, vabbè. Vabbè, guarda. Tanto ricorda, Serpe Verde vince per 200 contro 5 punti a Grifondoro. Però oggi Harry ha rifatto il letto, 2000 punti a Grifondoro. Questo è il modo giusto di farlo, vero? Sì, sì. Sono sicuro che gli sviluppatori l'avevano inteso, no, in questa maniera. No, ma poi aspetta, Che batte la foccia sul soffitto, è bellissimo. Sono sicuro che i dev l'avevano pensata così. Sicurissimo. Comunque no, a me mette ansia che Harry non si aggrappa finché le sue braccia così non raggiungono la sporgenza. Nel secondo gioco facciamo le cose safe, dai. Purtroppo devi farlo safe. Comunque se ti osserverai bene ti accorgerai che Harry è l'unico personaggio che ha gli occhi fatti bene. Su quello si appoggia, no? No, ovviamente. Non lo so. Lo vuoi scoprire? Lo vuoi scoprire con la consapevolezza che devi rifarlo? Che palle, questa è una parte noiosa, ho già visto. Sì. Non mi ricordo cosa c'era. Ah sì, dopo questo c'era altra roba simpatica. Forse l'ho fatto troppo prima. No. Ah.
Vabbè, potevo anche sbattermi nel cazzo, però vabbè. È solo una stella punteggio di merda. No, se dava. Se c'era verso rompere il gioco era divertente. Oddio, fa dei salti delle volte. Sì, però. Sì, certe volte fa paura. Certe volte non capisci la prospettiva dei salti. Certe volte la prospettiva dei salti è rotta. Questa è una parte un po' pallosina. Sì, e poi intanto senti tutti i suoni molto amichevoli, più che altro. I suoni sono tutti molto family friendly. Flipendo! Oh! Flipendo! Allora! Flipendo! Ah, sta bene. No! Io! Flipendo! Ah, vabbè. Andiamo a prendere le stelle. Non saltava una, mi sa, vero? Cosa, di stelle? Mm. Tanto una l'hai già saltata, quindi... Vabbè. E che te devo dire? Vabbè, tanto... Lo sai, ti avevo già visto cadere nel vuoto. Ti avevo già visto cadere nel vuoto. Vabbè, questa è calcolata. Nel vuoto cosmico. Oddio, oddio, ribordo. Sì, sì, aiuto. Ho tirato la velocità No, la distanza, la distanza degli incantesimi è strana, però. Ok, Harry si aggrappa su quelli. Su quelli Harry si aggrappa. Forse Harry non si aggrappa sulle cose in movimento. Invece. Forse sulle cose in movimento che si aggrappa, finito, non lo so. Deve essere finito. Bene. Però. Oddio, che ansia. Che ansia. Questa è la gatta che sta buttando la palla addosso alla mia porta, va bene. Dai avanti, va. Salvino. Salvino, Salvino pazzo. Salvini. Salvini. Salvini con la maglia. Ah, il nostro mio. Questo è. Allora. Gli gnomi in questo gioco fanno danno. Oltre a fonderti le gelatine, fanno anche danno. Completare il desafio. Allora, puoi fare una cosa a marcia. Se lo butto nel camino. Incordio. Non funziona? No, no, l'incantesimo c'è, anche se non appare c'è. Se lo puti sulle gnomo, anche se non appare c'è. Certe volte c'è, certe volte. Oh, Dio. Dio gnomo. Dio gnomo. Piglia, non lo piglia? No. Ah, non lo piglia. Grande delusione. Grande delusione. Non li piglia. Però fanno tutti i versi orgasmici mentre gli stai dicendo. Quindi gli posso fare un cazzo? No. Ma non li posso nemmeno spingere il filipendo, no? No. Ah, dice e basta. Però una cosa marcia potevi fare, aspetta a uscire, era salire sul tavolino e dal tavolino sopra lanciare gli flippen da sopra. È ancora meglio saltare sopra il vaso e non capire più un cazzo. Vabbè, ma insomma. Preso, vabbè. Ah, ma rimanga storditi a vita. Sì, sì, loro sono storditi a vita. I gnomi storditi a vita. Felicidades, Potter. Has completato il desafio. Ah, è finita. Completato il desafio. Completato il desafio. Corta. Sì, le sfide sono relativamente brevi in questo gioco. No, ho applicato la stella, allora. La sfida incendio dura un pochino, Un pochino. Harry, che ribadisco, l'incendio è un diffindo tarocco. Cioè, capito, almeno la stella ha usato tutte. L'ho mancata a merda, mi sa. Sì. L'avevi anche inquadrato il terzo flipendo, ma non l'avevi visto. Ma adesso c'è il volo è simpatico. Comunque i salti sono rompibili, sì. Sì. Sì, l'ho notato. Allora, il volo è marcio. C'è della potenzialità, bella vista. Soy vuestra instructora, la señora Hooch. En la primera lección vais a cruzar volando esos aros mágicos. Te l'ho detto. Già vedo la merda. Già su console era così e su console era al male. Ma sta parlando, non sentivo. Allora anche a te fa questo problema? Perfetto, l'ha fatto anche a me. Che non tutti i dialoghi di lei ci sono. Vabbè. Allora. Al sonido del silbato. Hai imparato le istruzioni, vero? No. Hai capito te le t'ha detto? No. Con control rallente e con shift acceleri. Ah, se manchi un anello non si creano quelli dopo. Zitto, 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 sto andando a cazzo. Zitto, zitto, a culo. Zitto, zitto. No! Porco demonio. Mi sembra che con control puoi rallentare. Cuidado, o control o Z. Se ti può essere utile... Su e giù non sono invertiti. Su e no, su. No, lo e sto giù. Capendo, lo sto capendo, questo l'ho capito. No, io ci ho messo un po' a mettermelo in testa. Sta zitto, sta zitto. Dio no, ma c'è l'indicatore degli anelli in basso. Ho mancato. Riparti, se ne hai mancato uno, devi andarlo a riprendere. Non è andato troppo bene, Dio. Oh. Fortuna, l'ho preso?
Ora sì, ora sì. Preso. Poi. Capocciate. Capocciate. Dai, 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 quanto manca? Ma vai, te vai. Tanto di tempo, se scale, scale. No, quanto manca di anelli? Quante cazzo dura? Lì dice 82, ma mi sa che comunque no! Si scala di tempo. No, l'ho mancato, ma vero? Mi sa... Ma non so se... Lo fa, se, fa, se facendolo male te lo fa rifare, perché io ho sempre fatto bene, non so come. No, più piccoli. No, non so, no, no, le dimensioni sono sempre quelle. Le no, dimensioni sono sempre le più stesse. Più piccolo, più piccolo. No, no, è uguale, uguale. No, che palle, che coglioni, mi sono rotto già il cazzo questa roba. Preparati, ci saranno tre partite di Quidditch. No, con gli anelli così. No, no, per fortuna no, ma cercare il boccino è un cancro. No! Prendere il boccino è un cancro! Ti giuro che il Quidditch l'ho odiato dal primo all'ultimo istante. Andiamo, via! No! È difficile capire se tu non sei invertiti, vero? No, non è quello, è che... Molto... Vediamo cosa ti dice se... Potrías haber sido más rápido, pero has pasado. 5 puntos para Gryffindor. Ah, beh, 5 punti a Gryffindor. E ora potrás hacer prácticas de vuelo in cualquier momento. Un cazzo. Encontrarás la opzione okay, sì, nel menu principale. Okay, ho fatto benino, ho fatto quasi tutto. Poi sono andato sempre a diritto sulla sì, prima volta. La classe di incantamentos che te riesce a andare più veloce volendo. Sì, pure. Sì. Già è un cancro così. Sì, sì. A posto? Vai. Loro sono dei manici di scopa. A posto, non ho fatto sta roba la prima, a posto. Oh, mi fai andare a girare in suono? Faccio il cazzo voce. Sì. Coglione. Allora, tanto sappiamo. Allora, innanzitutto per dirtelo, nella lezione di volo c'era una figurina nascosta. Non mi importa una figurina. Oh. Non ci importa un cazzo? Sì. No. Llegas pronto a classe, Harry. Però te enseñaré un nuovo hechizo che he aprendido. Ah, sì, divertiti, coglione. Abrirà cose che si han cerrato con magia. Un cazzo nervioso, Non ancora. All'amore. Este es el símbolo para el ojo. No, 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 mi sono rotto il cazzo! È venuto nel mio mondo, coglione! No, ma cosa cazzo vuoi? Cosa hai fatto? Al ojo muore su una cosa. Cosa hai fatto? Vamos a intentarlo otra vez. Va bene. Per mio, le vaffanculo. Oh, 16%, cazzo! 16% facendo la merda, questo potrebbe essere fattibile per te. Vuoi intentarlo, Harry? Ora faccio una prova marcia. Disegni un cazzo. Volendo questo lo puoi fare anche all'indietro. 3%, dai, non è male. Non è male. Non è male 3%. E se faccio una prova marcia? Aspetta una cosa, aspetta una cosa. Faccio un ovale e poi triangolo su. Non credo tu possa farlo, ma... Ah, sì, no, no, aspetta, sì, no. Sì? Oh, però ti ha dato 8%! Te l'ho detto, è rotto. Te l'ho detto, è rotto. Imparare gli incantesimi è rotto. Ora provo il coso, disegniamo tutto. Faccio un po' merda. Là. 11%. Ma guarda, ma su Virtual Machine, sul computer normale lì è un po' più facile. Su Virtual Machine qui è buggato, non so perché. Vamos a intentarlo otra vez. Vabbè, via. L'anomora è un incantesimo complicato. Prova di nuovo, Andy. Oddio, i punti se li ha dati, 30 è tanta roba. 30 è tanta roba. Vuoi intentarlo? Oh, sì, non rompere i coglioni. Te l'ho detto, sarà un cancro. Credo che tienes que practicar más tú solo. Vuoi intentare? Mi sa che se fra poco arriva alle pizze, prima o poi questo lo dovrai rifare, perché ti sei preso il salvataggio subito. Se te lo tenevi per dopo. Come sapevo, è la sua mia, non me lo so. 28. Che 28, sì. 28. E che aprirías exactamente con eso? Alohomora è un hechizo complicato. Anche se fai Wingardium Leviosa in meno di 26 minuti. Guarda, fa così. No. Però 30 l'hai fatto. Se fai il Wingardium Leviosa in meno. Ma c'è il tempo qui? No, no. Ah, allora posso andare no, pianino. No, oddio, aspetta, non mi ricordo se c'è. Allora posso andare pianino, su. No, c'è il tempo. Ma andà piano non te lo fa fare per cazzo, devi andare veloce. Andare piano ti fa il punteggio più piano, non so perché. È buggato qui.
¿Y ha sido No. Cos'è questo? Es un hechizo complicado. Vamos a intentarlo otra vez. Madonna, che coglione. Hai scoperto che lo puoi fare al contrario. Oh! 42! 42! 42! ¿Qué ha sido eso? You can do it, my man. Complicado. Vamos a intentarlo otra vez. Ci ho perso, fai 100%, mai fatto. Qualche volta l'ho fatto 100%, però sul computer normale, non su virtual machine. Che cazzo. Su computer ma normale. Ma da joystick com'era, scusa, un cancro. Come? Questo c'era anche per versione PlayStation, no? No, per PlayStation l'incantesimo l'imparavi arrivando lì e aprivi il libro. Oh, magia, l'ha imparato. Ah, porcone. Ah, come il secondo marcio, sì. Sì. Bello. Almeno nel terzo, il primo gioco non ce l'avevo. Credo che tienes que practicar más tú solo. Giocherò anche la versione nerdosa per PS1. Porco. Sono fatto prendere. Però perché continuava a darti punti, te l'ho detto, è rotto, è rotto. Cos'è? E che abririas esattamente con eso? 37 ho fatto. Allora, com'è un hechizo complicato? Vamos a intentarlo. 37. Bello. 31. Te l'ho detto, se riesci a fare il Wingardium Leviosa in meno di 26 minuti, io non so come festeggio, non so come dirti sei un grande. Ah, più veloce, più veloce. Dentro la forma è più veloce. Alohomora è un hechizo complicato. Ah, coglione! Alohomora è un incantesimo complicato. Che spavo. 32. Prima avevi fatto 42. Sì. Credo che tienes que practicar más tú solo. Sa che c'è le pizze. Ha detto saranno le pizze e si resta qui fanno loro. Nel senso che noi non mangiamo, le pizze se le mangiano tutte loro. Ah, perché ho perso tempo all'inizio, mi sa. Porco. Te l'ho detto, la chiave è farlo veloce, non serve farlo bene, serve farlo veloce. Oh, che coglione, ho capito, mi devo praticare da solo. Poi ti faccio l'umore a te. No! Ti dissocio! Please, there are a lot of genders! Troppo male, questo. Tu staff, please, there are some genders. Un saluto alle forze del nord. Gozing. Non lo faccio così, a merda. Non puoi, non credo tu possa. Si può fare! Si può fare con la tastiera! Allora sì, se sei veramente skillato, puoi davvero fare il gioco senza usare mai il mouse. Ok, per me è fattibile. Beh, è tondo, è difficile fare il tondo, eh. Aspetta, no, dammi tutto quanto qui e voglio vedere una cosa. Aspetta, voglio vedere una cosa. Lasciami un attimo tutto. Voglio vedere se è possibile fare una cosa. A mezzo con tutti e due. Ho fatto a mezzo, ok, probabilmente lo puoi fare. Non me l'ha contato perché era fuori, però si può fare, cioè puoi unire quello e tastiera, puoi unire mouse e tastiera. Ma come fai? Mentre ti hai premuto qui, ti hai premuto il tasto destra per mandarlo uguale. Ah. Ma non so perché non ti si muoveva. Non so perché non ti andava, però. E che apririas esattamente con eso? Oh, non ti cazzare. Vamos a intentarlo otra vez. Battuta sessista in arrivo. Guarda come ti è venuto bene in fondo. 25. Guarda in fondo mi è venuto bene. Vuoi intentarlo, Harry? Avanti, e il bottone del ratone. Due volte. Sta iniziando a fare quello che ho fatto io col Wingardium Leviosa. Te l'ho detto, veloce. Credo che tienes que practicar más tú solo. Vuelve a intentarlo, Harry. Sé que puedes hacerlo bien. È bello imparare gli incantesimi. Bellissimo.
Dai, una certa il gioco te la manderà buona e ti darà 82%. A questo punto si sfala. Sì, sì, no, una certa c'è un momento in cui il gioco ti dice hai rotto il cazzo e ti dà 82%. E che ancora non rimani abbastanza nei bordi. E che dirias esattamente con eso? Vuelve a intentarlo, Harry. Sé que puedes hacerlo bien. La madre è l'incantesimo combinato. Tentativo. ¿Y qué abrirías exactamente con eso? Vuelve a intentarlo, Harry. Sé que puedes hacerlo bien. Ah! Ho tutto la mano. E preparati, perché con la sfida incendio per qualche ragione il mouse scivola. Quando impari incendio per qualche ragione scivola il mouse. Vuelve a intentarlo, Harry. Sé que puedes hacerlo bien. Eventualmente prima o poi questo lo farai. Ma non so perché. ¿Y qué abrirías exactamente con eso? Vuelve a intentarlo, Harry. Sé que puedes hacerlo bien. Se no se va con la tastiera, ti ucciderà meno punti, secondo me. Per qualche ragione strana. Allora, fammi fare un attimo a caso. Creo que tienes que practicar más tú solo. Vuelve a intentarlo, Harry. Sé que puedes hacerlo bien. Sì, sì, lo so, è complicato. Te l'ho detto, è try and error. Qui su coso è try and error per qualche ragione. Vuelve a intentarlo, Harry. Sé que puedes hacerlo bien. È giusto che anche io risoffra un pochettino. No. Che vuoi vedere qui la brucia, capito? No, ma te l'ho detto. Qui su Virtual Machine per qualche ragione è try and error. Vuelve a intentarlo, Harry. Prima o poi te lo darà buono. Spera, prima o poi te lo darà buono. Prima o poi. Alohomora è un hechizo complicato. Vamos a intentarlo otra vez. Che cazzo, porca puttana. Parkour. Nivel 0. Aspetta, prova a fare una cosa pazza, aspetta. Prova a fare un frego casuale sulla forma così e velocissimo e poi lascia, quando hai finito. Sulla forma, magari. Aspetta. E che abririas esattamente con eso? Vuelve a intentarlo. Che cazzo è il mouse? Sé che puedes hacerlo bien. Dovrebbe apparire sempre vicino alla fine. ¿Qué ha sido eso? Prova a seguir un mínimo la forma y poi scazzati. Vamos a intentarlo otra vez. Oh, me mandato. Mouse. Me ha mandato lassù in alto per qualche ragione. Ok, aspetta, so io cosa sta succedendo, aspetta. Ah, ok, che bello, devo andare, aspetta. È buggato, mi sa. Ok, aspetta. Fermo. ¿Qué ha sido eso? Perché mi sa che prima hai toccato la tastiera. Mi sa se tocchi prima quella lo mandi. No. Non so che cazzo è successo. Sei riuscito a mandarlo in culo, ti giuro. ¿Qué ha sido eso? Vuelve a intentarlo, Harry. Sé que puedes hacerlo bien. Bevuto, aspetta. Che cazzo hai combinato? No, sei andato in culo. Cazzo hai combinato? Il mouse è in culo proprio. Lo hai rotto. Sei riuscito a romperlo. Ragazzi, è riuscito a romperlo. È riuscito a romperlo, non si sa come. Aspetta. Vabbè, per me non se doveva andare via ora, dovrei imparare. Cazzo! Aiuto, mica di così. Vamos a intentarlo otra vez.
Che bella domora! Che bella domora! Ma sta continuando a darti punti! Sta continuando a darti punti! Te l'ho detto, è rotto. E che riesce esattamente con esso? Se riesce ad uscire, se riesce ad uscire. Se che puoi saperlo bien. Ma prova. Che ha sido eso? Prova. A lo comune è un hechizo completo. Prova da certo, a partire da lì e poi farlo tutto fuori dalla forma. È andato off screen! Non stava andando off screen! Due, tre, quattro, cinque! Madonna, quanto è rotto! Quanto è rotto! Creo que tienes que practicar más. Comunque il mouse è partito. No, il mouse ci ha salutato. Scusa, tieni premuto il mouse. Aspetta. No, il mouse è rimasto tutto agli estremi, ma... No, fammi vedere una cosa. No, il mouse se ne è proprio andato... Scusami, è contro l'alto, aspetta. Ok, l'ho ristabilito per qualche ragione. Control Alt un pochettino ha salvato, l'ho ristabilito. Meno male. E che apririas esattamente con questo? Ogni tanto si sputtana il mouse sulla virtual machine a caso, ma vabbè. Vamos a intentarlo otra vez. Ce l'abbiamo fatta. Fanculo, c'è la mora di merda, Hermione. 30! Che ha sido eso? Lo sai che se ci riesci ci chiama per le pizze la prossima volta lo devi rifare, vero? E fa volte dopo la lomora c'è l'ingardium deviosa. Che pazzo. Sì, diciamo. Mi fai giocare il gioco di Harry Potter così, ho voglia di romperlo, sì. Buon divertimento. Che poi guarda, te lo stai giocando qui perché così... Corre tra virgolette bene. Ma sai cosa? Prova a fargli fare due giri, ma tutto fallo veloce. Perché la chiave è farlo veloce. Non so come, ma la chiave è farlo veloce. Bene e veloce. Non importa se lo fai bene. Se lo fai bene, perché se lo fai piano. In qualche modo c'entra quanto veloce muovi il mouse. Io non avevo finito lì. Bastardo. E che apririas esattamente con esso? Bastardo. Ma i pallini poi mi sa che tutte complicato. Le volte sono generati in punti non sempre uguali. I pallini cambiano sempre di posto. Quello spreco alla fine. Il teatro. Stai rompendo tantissimo le palle, lo so. Allora, è un hechizo complicato. Vamos a intentarlo otra vez. Aspetta. Ah, no, no, mi so. Ho capito solo ora cosa volevi fare. Mentre io in fase di editing avrebbe dovuto censurare tutto. Oh, però, 9%. 9%. Che ha sido eso? No, ma Vizio, sono una certa, si sfotte anche quando inizia a sbagliarlo. E Hermione ancora è la domora di incantesimo complicato. Prova di nuovo, Vizius, credi ti sfotte. Credi quando arriverai a Vizius. Ma John non dice a un certo punto sei nabbo, tieni, no? No, no. Nel primo gioco sono detti vaffanculo, almeno una volta devi farlo bene. Che poi non so se è veramente così buggato o se sia perché è su Virtual Machine. Sì. Sa che c'è le pizze. Creo que tienes que practicar más tú solo. Non c'è nessuno, quindi vuol dire ci sono le pizze. Sì. Va bene. Ah, mi è girata la testa perché ho saltato perché. Ora gli riesce, eh. Ora gli riesce. 27. Vabbè, basta, ragazzi. Basta. Abbandonare partita, sì. Salire. C'è il 15 del menu, eh. Ah. Poi c'era il 15 del menu. Sì, te l'aveva detto, madama boom. E niente, ragazzi. Nulla. So che te arriverai a fine e lo finirai e battirai Voldemort. Lo so che lo farai. È rompibile. No, ma è
L'ho detto, l'unica cosa che è un cancro è imparare gli incantesimi, sì, perché siamo su Virtual Machine, va a caso, però perché è su fattibile. Su PC normale è più facile. Su normale è più facile, però è tutto il resto del gioco che lagga come la merda. A me i salti di Harry ci danno gioia. Ho già visto, c'è potenzialità. C'è tanta potenzialità. E nulla, ora ne andiamo a mangiare, se no ci uccidono. Da noi, da Gosig e Forà e tutto quanto. E il raton, il button del raton. C'è un po' sfavato, cazzo. Vi sorbete 20 minuti dall'umore a caso. Vabbè, si sono sorbiti 26 minuti di io che facevo Wingardium Leviosa e bestemmiavo. Beh, l'hanno visto in Bugatti. Ma che se ne frega.